Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi parliamo di certificati di investimento ed in particolare dei cash collect su paniere di valute emergenti. SG ha lanciato da diversi anni certificati cash collect con effetto plus su singole valute emergenti che potevano essere Eurotrai, Eurozar, Eurorublo. Questa volta ci stupisce perché come sottostante sceglie di inserire non la singola valuta, bensì un paniere di valute, e nello specifico i certificati sono due, e uno ha come sottostanti euro peso, euro trai, euro real brasiliano ed euro zar. Il secondo ha i medesimi sottostanti e viene sostituito appunto il peso messicano con la rupia indiana. Le valute emergenti offrono rendimenti molto attrattivi, sono molto spesso estremamente volatili e altrettanto sovente appunto si deprezzano nel tempo. Quindi è evidente che un prodotto su una singola valuta emergente poteva risultare molto rischioso. Su un basket può, visto appunto che si va a considerare una media aritmetica dell'eventuale perdita di valore di una di queste valute emergenti, ovviamente l'effetto è molto più smorzato. Per dirlo in maniera molto semplice, il sottostante, o meglio la barriera, è calcolata su questo basket che è equipesato in maniera aritmetica. Quindi sostanzialmente si va a vedere la performance di ognuno di questi quattro sottostanti. In questo modo si va a vedere se la media di questi quattro sottostanti ha perso più o meno del 30%. Vediamo infatti quali sono le altre caratteristiche fondamentali. Il certificato, l'abbiamo detto, ha un controvalore per singolo certificato, un valore di emissione di 1000 euro. Di conseguenza, premi, rimborsi e altre valutazioni vengono fatte appunto sulla base del nominale di 1000 euro. Altre cose che dobbiamo sapere sono il premio che è mensile dello 0,45%, che equivale a un 5,4% all'anno, e che i premi sono a memoria. I premi a memoria vuol dire che se dovessimo perdere dei premi per via del fatto che il sottostante, quindi il basket, ha superato il valore di barriera, dovesse tornare nuovamente sotto il valore di barriera, otterremmo tutte le cedole non incassate precedentemente. La data di valutazione finale è il 10 di novembre del 2022, quindi a 3 anni da oggi. La barriera, come abbiamo detto prima, è al 130% del fixing iniziale. Vuol dire che la media non deve perdere oltre il 30% da quando appunto è stato lanciato questo certificato. Questa barriera vale sia per il rimborso finale sia per i premi intermedi. È prevista la possibilità di richiamo anticipato del prodotto dopo un anno, quindi al 16 ottobre del 2020. Come avviene quindi il calcolo del basket? Innanzitutto dobbiamo dire una cosa importante: quando vediamo questo tipo di certificati, di solito pensiamo a certificati di tipo Worst of. In realtà, in questo caso non parliamo di un worst of, non ci interessa la performance del peggiore dei quattro sottostanti, ma ci interessa la media aritmetica delle performance dei quattro sottostanti. Se quindi la media delle quattro valute emergenti contro euro non dovesse perdere il 30%, non ci sarebbero problemi né per il premio né per il rimborso. Questo meccanismo protettivo è estremamente interessante perché è difficile che la barriera venga rotta, in quanto può succedere che una delle valute emergenti possa fare una performance positiva, e questo va a smorzare di molto lo scostamento al rialzo, appunto, che potremmo vedere in caso di svalutazione invece di una di queste valute, per esempio la lira turca. Questo effetto di protezione ovviamente riduce un pochettino i rendimenti, no? Ma rimangono secondo me soddisfacenti, perché oggi se andiamo a vedere di trovare degli investimenti che rendono intorno al 5% l'anno, non è così facile appunto sui mercati finanziari. Ovviamente non vi esorto a investire tutto il patrimonio su questo prodotto, ma può essere una buona forma di diversificazione. Quello che mi piace in particolare su questi strumenti è che sono quotati in euro, quindi è molto meglio andare ad acquistare un prodotto come questo piuttosto che ne so, un'obbligazione in lira turca o in rupie indiane, dove effettivamente c'è un problema di rischio sul premio e hai un problema di rischio sul valore di rimborso effettivo a scadenza. Questi prodotti effettivamente sono quotati in euro, i premi li inizi a incassare in euro, quindi quantomeno per i primi 6 mesi, 8 mesi, insomma, dovresti incassare i premi
avere un rischio oggettivamente modesto. Oltre a questo, c'è da dire che questi prodotti hanno l'effetto plus. L'effetto plus è un tratto distintivo di SG, penso che sia l'unico emittente che lo offre, e sostanzialmente come funziona? È un'ulteriore protezione oltre il livello di barriera. Un certificato normalmente, se magari ha una barriera posta al 30%, rotta quella barriera, il certificato rimborsa la performance negativa del sottostante, quindi diciamo con una perdita secca del 30, 35, 40%. In questo caso questa cosa non avviene, perché l'effetto plus ti fa perdere dal 100% oltre il livello della barriera. Lo spiego meglio: il basket dovesse perdere il 33%, il certificato verrebbe rimborsato al 97% del suo valore, quindi a 970. Dovesse perdere il 5%, il certificato verrebbe rimborsato al 5%. Senza l'effetto plus, un investitore avrebbe perso il 35% e non soltanto il 5%, quindi è sicuramente un bel effetto di protezione. A livello di considerazioni personali, questi prodotti secondo me consentono di ottenere veramente un rendimento interessante con un rischio oggettivamente contenuto, perché da un lato abbiamo la media che ci protegge e abbiamo anche l'effetto plus, quindi diciamo ci sono due effetti che tendono a contenere di molto le perdite. Tra l'altro, il fatto di incassare i premi mensili ti consente di avere un flusso cedolare costante e continuo sicuramente nei primi mesi di vita del prodotto. Infine, appunto, come dicevo prima, la quotazione in euro è un'ulteriore protezione. Da parte di Enrico Lanati, investire.biz, è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.